polmonare idiopatica, una rara malattia che colpisce il polmone, progredisce con un meccanismo simile a quello del tumore, toglie la capacità di respirare. Scopriamo come è possibile curarsi in compagnia del dottor Marco Strambi e del suo ospite. A te Marco. Grazie Natalie, abbiamo con noi il professor Carlo Albera, che è direttore della struttura complessa di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Torino presso l'azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano. Benvenuto professore. Grazie. Allora, fiato corto, tosse, un maschio settantenne fumatore arriva dal medico e succede appunto che la diagnosi a volte viene sbagliata, ritardata. Come funziona? Qual è il percorso? Il percorso è un percorso direi quasi obbligato, perché il paziente, come ha detto lei, fa parte di una certa popolazione, quindi di una popolazione che, essendo maschio fumatore per la maggior parte dei casi, annette a sintomi quali la tosse, la mancanza di respiro, un significato quasi normale, fumo, ergo o la tosse. Fortunatamente negli ultimi anni un processo di sensibilizzazione della classe medica ha portato che anche molti colleghi medici di famiglia sappiano cogliere questi sintomi, e se magari in un primo acchito li collegano con l'abitudine al tabagismo, è sufficiente che appoggino l'orecchio sul torace del paziente per cogliere un aspetto che è pressoché diagnostico, se non della fibrosi polmonare idiopatica, se non altro di una malattia fibrosante del polmone, quelli che vengono definiti i ronchi o rantoli di tipo velcro, per così dire, cioè il rumore che fanno le cerniere coi peletti quando si aprono. Sono gli alveoli rigidi che sotto la spinta dei muscoli respiratori si aprono per far entrare l'aria. Quindi quando questo compare, esistono pubblicazioni scientifiche di grande, di buon livello, che annettono statisticamente un grande significato a questo sintomo, a questo segno, e allora comincia un iter diagnostico che vede il coinvolgimento di un team multidisciplinare in cui il radiologo è fondamentale, ma talvolta anche l'anatomopatologo può essere di grande aiuto. Ecco, fibrosi, cioè per noi mortali si associa a fibra, cioè cosa succede? Ma è giusto, è vero, è molto giusto, e questa identificazione immediata corrisponde alla realtà, cioè il polmone, se mi permettete il paragone, normale è quello che tagliamo e da una volta davamo al gatto, adesso non si dà più al gatto, si danno le scatolette, ma è una sostanza spugnosa, soffice e facilmente estensibile con gli spazi tra l'aria e il sangue, cioè gli scambi gassosi facilitati da questa struttura. Il polmone che diventa fibrotico è un polmone cicatriziale, che è più rigido, diventa a favo d'alveare e perde la capacità di scambiare correttamente i gas. E quindi il paziente, man mano che progredisce, il problema è proprio quello che questa progressione è costante, difficilmente arrestabile, almeno fino ad oggi, e va incontro ai disturbi e alla modificazione della sua qualità di vita, la tosse, la progressiva mancanza di fiato e la mancanza di ossigeno. Una malattia solo del polmone, perché la fibrosi polmonare idiopatica colpisce esclusivamente il polmone, diventa così una malattia generalizzata, se vogliamo, perché la mancanza d'ossigeno in un soggetto di 70 anni o poco meno o poco più provoca sofferenza degli altri organi. Pensiamo in un fumatore, le coronarie come possono soffrire e così via. Fino adesso l'unica soluzione era il trapianto di organo, oggi ci sono delle novità, quali sono? Sì, il trapianto di polmone era una soluzione ed è tuttora una soluzione, come si suol dire, a mali estremi, estremi rimedi, perché il trapianto non è una cosa semplice né da attuarsi né da seguirsi. Nel mondo all'incirca il 4-5% massimo dei pazienti possono andare incontro al trapianto per condizioni generali, per classe di età, perché i 65 biologici anni di età sono un po' il limite per cui poi il rischio diventa superiore al beneficio. E quindi ancora oggi è un approccio che va tenuto presente fin dall'inizio e va subito riferito al paziente, perché non può il signor Rossi sentirsi dire dal vicino di letto o dal compagno di sala d'attesa: ma tu fai il trapianto, cadere dal ramo dell'albero.
Tuttavia oggi c'è una novità che è il primo farmaco che fa parte di una categoria di farmaci nuovi, farmaci antifibrotici, che interferiscono col meccanismo, si chiama fibrosi e allora usiamo i farmaci antifibrotici, non c'erano, quindi noi li curavamo prima come potevamo con dei farmaci, fondamentalmente il cortisone, gli immunosoppressori, che ci davano solo apparentemente dei risultati, curavano non la malattia ma controllavano un po' i sintomi, ma che una volta che sono stati sottoposti ad una valutazione accurata in studi controllati hanno dimostrato non solo di non essere utili ma addirittura talvolta dannosi. Quindi oggi abbiamo questa molecola, il pirfenidone, che è in grado, con un meccanismo molto complesso che porta via troppo tempo spiegare, ma che in ultima analisi riesce a bloccare in ogni fase, in modo più o meno evidente a seconda dei casi, ma comunque sempre, la produzione di matrice connettivale, cioè di cicatrice, riesce a modificare, è riuscito a modificare, almeno in parte, la prognosi di questi pazienti. Ecco, un farmaco approvato a livello europeo 2 anni fa, arriva finalmente in Italia, è stato approvato due settimane fa. Ci saranno dei problemini di avvio per voi, voi e per i pazienti? Allora, i problemi ci sono, i pazienti in Italia e in Europa in genere sono stati avvantaggiati dal poter accedere a questo farmaco prima della sua registrazione in un programma di accesso allargato, quello che si definisce uso compassionevole, grazie alla disponibilità dell'azienda produttrice, però è stato un momento transitorio. I problemi adesso quali sono? Non sono quelli di fornire ciò che è dovuto ai pazienti finalmente, dopo anni e anni, lunghi anni di niente, c'è questo che è veramente un vantaggio, è veramente un progresso. I problemi sono mettere in atto in una realtà complessa come quella dell'assistenza sanitaria italiana, la disponibilità reale del farmaco. Esso è garantito ai pazienti, i ritardi che possono essere percepiti come tali sono soltanto dei problemi di tipo attuativo, come attuare la prescrizione in presenza di una sacrosanta volontà dell'Agenzia Italiana del Farmaco di tenere d'occhio un farmaco potente con effetti collaterali non disastrosi, certamente importanti, ma irreversibili, e quindi monitorarne l'uso, la prescrizione e l'efficacia. Bene, speriamo che lentamente ma gradualmente il farmaco sia disponibile per tutti i pazienti con questa patologia. Ringraziamo il professor Albera e diamo la parola a Natalie. E dopo l'approfondimento del dottor Strambi, spazio alle pillole di salute con il TG Salute News.